tutti. Allora, oggi torno dopo 1000 anni, credo, con un video di Fimo, ma sono veramente, diciamo, tipo 1000 anni che non faccio più il Fimo. Infatti non so nemmeno in che condizioni sia questo che ho, perché ho deciso praticamente di fare il mio set personale di rune, perché mi sto appassionando molto a questo mondo, no? Al mondo delle rune, e quindi ho cominciato a leggere dei libri, a vedere un po' come funzionano, e ce ne sono in giro veramente di bellissimi di set, però io ho deciso di crearne uno mio che mi rispecchi, e infatti poi ci metterò anche dei glitter, vedrete, cioè vedrete, in realtà il progetto è più nella mia testa. Poi magari in corso d'opera si modifica, perché poi magari vedo come procede. Ho un mio progetto in testa e credo che farò quello. Ho deciso infatti di farle nere, perché poi ci metterò comunque dei glitter, e la diciamo il simbolo lo vorrò fare o argento o bronzo, ora poi vedrò, sempre lì in corso d'opera. E ho deciso di fare una forma che ricorda un po' tipo dei sassi, più o meno, quindi una forma un po', diciamo, appuntita in cima, un pochino più larga sotto, e così. È veramente, diciamo, 1000 anni che non uso più il Fimo, ho perso la manualità anche a fare le cose più brave. Cioè, non è che io sia stata un genio del Fimo, ma più che altro perché non ho molta pazienza. Comunque, tornando al discorso, ecco, più o meno, diciamo, la forma che voglio dargli è questa, tipo sassi, e praticamente le rune sono 25, di cui una è vuota, senza segno e quindi senza simbolo, e quindi diciamo che la prima runa sarà questa. E quindi niente, questa è la nostra prima runa. Il problema sarà cercare di farle più o meno uguali di grandezza, vediamo un po' che scappa fuori. Quindi la prossima che faremo sarà quella con il primo simbolo, poi tutte le altre le farò allo stesso modo, quindi diciamo che il procedimento è abbastanza semplice e intuitivo, mi sembra di capire, però ci metterò un bel po' a farne 24 alla fine, perché vabbè, 25, ma quella è senza segno. Comunque il Fimo, devo dire che ha retto a tutto questo tempo che veramente è stato chiuso e non l'ho mai utilizzato. Non è via male. Ora, non credo sia adatto a farci lavori super precisi. Comunque, adesso quindi faremo la prossima runa e ci faremo il nostro primo simbolo. Non so se conoscete un po' questo mondo. Se non lo conoscete, io comunque vi consiglio di leggere qualcosa, un libro, qualcosa che vi spiega un po' a cosa servono, perché magari si tende a pensare che siano una specie di oggetti magici, cose del genere, che possano, non so, tipo prevedere il futuro, essere utilizzati per prevedere il futuro, e magari questo può portare a considerarli oggetti un po' da superstizione, così, ma in realtà non sono così, cioè sono cose molto più profonde, ed è molto bella la storia che c'è dietro le rune, perché sono comunque dei simboli veramente molto antichi, che hanno veramente superato i secoli, i millenni, il passaggio proprio di tante epoche, di tante cose, e quindi, diciamo, è bello leggere la loro storia. Allora, diciamo che anche questa è pronta e quindi siamo pronti a fare il nostro primo simbolo, e prendiamo. Allora, per il primo simbolo, comunque anche per i prossimi, io prendo il taglierino e poi prendo questo dotter, che era quello che utilizzavo per Renel Art, e facciamo quindi il nostro primo simbolo, che è una specie di F, e sarebbe il simbolo che si chiama Ansuz, ed è una F che ha però le, diciamo,
le lineette quelle più corte rivolte in basso. Quindi facciamo questo e poi ci passo anche il dot, di modo comunque che mi venga più largo e dopo quindi ci possa mettere la polverina. Io ve l'ho detto, ho perso veramente la manualità a fare anche le cose più semplici. Comunque diciamo che più o meno questo è Ansuz, che poi io lo chiamo così come è scritto, ma può darsi pure che si pronuncia in un altro modo. Comunque questa è la F, quindi noi lo metteremo poi a cuocere in forno così. Dopo però che ci avremo messo appunto la nostra polverina, e poi lo metteremo a cuocere. Facciamo insieme anche la prossima runa, che sarà Berkana. Io come altro da cui ve lo dico come si scrive. Indicate che lettera sarà una specie di B, è una B praticamente, B di Berkana. Ho deciso praticamente di lasciare queste rune così ruvide, quindi non ci metterò il gloss sopra, ma ci metterò solamente un po' di glitter intorno. E il motivo per cui non ci metterò il gloss è uno più che altro. Ah, no, uno perché mi piace comunque che abbiano più la sembianza appunto di pietre, quindi di avere un aspetto un po' ruvido, un po' così, e fa perché il gloss che di solito appunto utilizzavo per il fimo è completamente andato, cioè tutto secco, cioè proprio morto, completamente morto, e vabbè, non so se lo ricomprerò, boh, mo vedo. Può darsi pure che mi rivenga la passione del fimo, ma il problema è il tempo comunque, perché comunque per fare le cosine di fimo, per farle bene, ci vuole un sacco di tempo, e io purtroppo non ce l'ho. Mi dispiace che sentite in sottofondo il cane, ma purtroppo questo è quello che c'è qui a casa mia, un incubo. Io odio questo cane, se potessi veramente non lo so che gli farei. È odioso. E comunque ecco, questa sarà la nostra terza runa e questa è una B, e praticamente ho letto un libro molto bello che parlava un po' di questi appunto, di questi simboli, e era bello vedere appunto come sono comunque dei simboli che si ripetono, si sono appunto ripetuti sempre molto nel tempo, e sono quindi cose veramente molto molto antiche, ed è una storia veramente bella. Poi comunque è anche un po' misteriosa, comunque c'entrano appunto i druidi, c'entra Odino, quindi tutte le leggende vichinghe, le leggende quindi del nord Europa, che sono molto 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 belle. E quindi insomma sì, io vi consiglio di leggere qualcosa a proposito, e quindi niente, questa sarà la nostra altra runa, che è appunto la B di Berkana. Orrenda, mi è venuta orrenda, non si può vedere. Comunque più o meno è così. La prima è venuta bene, la seconda diciamo bene, la terza un po' meno. Vabbè, più o meno però sono simili, via, diciamo che ci siamo. Poi magari dopo, quando ci metteremo la polverina brillante, quindi quella colorata, passeremo i bordi con qualcosa per livellarli. Comunque via, diciamo che anche Berkana è fatta. Quindi abbiamo Ansuz e Berkana e la runa vuota, che ho letto essere tipo la runa del destino, un po' così. Quindi io procedo a fare tutte le altre. Alla fine ho scelto l'argento, perché secondo me con il nero ci sta veramente molto molto bene. Allora, io già ho fatto qualche runa, prendiamo questa più semplice, e praticamente non faccio altro che mettere con la punta del dotter un po' di argento
qui nella fessura. E poi ho adottato uno strumento abbastanza semplice e insomma artigianale per renderle nere, comunque funziona. E poi con il pennellino, questo piccolino, vado a spargerla per tutta la fessura. Poi inevitabilmente questa polvere, essendo molto molto sottile, tende veramente molto ad espandersi, quindi quello che c'è fuori lo ripulisco con un cotton fioc inumidito con acqua, quindi elimino qualsiasi residuo di polvere, l'asciugo anche un po', e se vedo che comunque ancora ci sono dei riflessi, delle cose insomma un po' perlescenti, cerco di rifinire il tutto con questo pennarello, con questo marker nero che è del Prismacolor. Poi una volta che saranno cotte, se vedo che sono troppo ancora un po' lucide, ok, le ripasserò con i colori d'acqua, quelli neri che ho fatto. E quindi niente, così vengono veramente molto 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 carine. Sì, passarci i colori questi ad acquerello, insomma, per capirci, con l'acqua brush, è stata veramente un'idea geniale, molto più che il pennarello, che comunque, oltre che a togliere ogni residuo di polvere, me li rende più nere. Quindi ottimo, ottima idea. Comunque, se non avete l'acqua brush e tutto il resto, il cotton fioc va bene, però dovete sostituirli molto spesso perché si sporca subito. Ecco, così è più bello. Finito! Le mie 25 rune sono tutte pronte e l'idea di passarci il colore, quello lì, insomma l'acquerello, questo qui dell'Ecolan, è stata fantastica, perché sono venute veramente belle, nere, abbastanza opache. Quindi l'idea è quella di far sembrare questo delle pietre, e secondo me ci siamo. Adesso le metto in forno a 110 gradi per mezz'ora tutta, perché comunque sono spesse, quindi ci vuole. E io intanto vado a ripulirmi le mani, perché sono tutte nere schifose. Secondo me stanno venendo davvero davvero carine, e veramente a me sembra che mi rappresentino davvero tanto, un po' perché così ci ho messo lo smalto anche a loro, visto che io sono amante degli smalti, e so veramente belle, cioè risaltano tantissimo, sembrano quasi cose magari venute dallo spazio, cioè pensate un po' alla mia mente dove arriva. Dovrebbero essere tipo per me pietre che provengono dallo spazio, e quindi sono un po' strane, non sono identificabili con nulla che si trova sulla terra, insomma cose del genere. Quindi sono delle rune, le mie sono rune spaziali, bellissime, mi piacciono tantissimo, e cioè voi non potete capire quanto sono contenta per aver realizzato questa cosa che era nella mia testa, perché io sì, ce l'ho le idee nella testa, poi non sempre quando le metto in pratica sono valide, e a volte infatti anche i risultati sono abbastanza disastrosi, però stavolta sono veramente contenta, mi piacciono davvero davvero tantissimo. Non lo so, secondo me quest'idea di aggiungerci i glitter è geniale.
perché comunque ecco, avevo letto su questo libro che poi le rune bisognerebbe anche crearsene un po', no? Da soli, con le cose che ci piacciono, disegnarle, scolpirle, per averle proprio, diciamo, in un modo un po' più personale. Addirittura ci sono anche, ho visto, tutorial, comunque suggerimenti su come crearsi da soli anche i sacchettini per contenerle. Ma io, insomma, ora il sacchettino l'ho mandato a prendere e lo prenderò, e che anche quello poi, fra l'altro, è bellissimo. Non è molto l'unico, però è carino. E quindi io ho pensato, perché non creare le mie rune? Eccomi qua a fare le rune con lo smalto glitter della Kiko. Tanto questo smalto glitter era da un bel po' che non lo mettevo più, anche se ne è rimasto veramente poco, quindi diciamo che nella sua, diciamo, esistenza, io questo smalto l'ho apprezzato. A me i glitter piacciono, sono sempre piaciuti e sempre piaceranno, adoro anche fare trucchi, e insomma, io spero che la mia idea vi piaccia, che vi ispiri magari a fare anche a voi delle rune personalizzate, non come le mie, com'è nel vostro stile, quello che vi piace. Se sì, fatemelo poi sapere anche nei commenti, perché io sono super super curiosa. E quindi noi ci vediamo al prossimo video, e vi ricordo che sotto trovate i link per tutti i social, compreso Instagram. Ciao e al prossimo video!